Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, se la tua persona specifica è del segno del gemelli, quindi nei tuoi confronti com'è, come sarà, quali sono le vere emozioni, i veri sentimenti, le intenzioni di fare delle azioni e anche tu come sei predisposta nei suoi confronti, ok? Allora, segno zodiacale o ascendente gemelli, la tua persona specifica è del segno zodiacale del gemelli. O ascendente gemelli, andiamo a vedere la sua energia vera nei tuoi confronti qual è? Come si pone energeticamente nei tuoi confronti? La verità qual è? Gemelli, la tua persona specifica nei tuoi confronti, gemelli, qual è la sua energia? La sua energia nei tuoi confronti qual è? Gemelli. Asso di spade. Allora qua abbiamo un'idea chiara, una persona che sa esattamente cosa vuole da te, anche parlare laddove c'è stata una mancanza di comunicazione oppure una mancanza di una comunicazione chiara. L'energia è quella di chiarezza nei tuoi confronti, ok? Andiamo a vedere nei suoi pensieri cosa c'è per te, cosa pensa di te, cosa pensa, i suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono? I suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono? I suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono? L'imperatore. I suoi pensieri sono costruttivi. I suoi pensieri nei tuoi confronti sono, avendo un'idea chiara di cosa fare, cosa dire, i suoi pensieri sono dei pensieri costruttivi, dei pensieri improntati a un certo ordine. Ordine. Ok, lo vediamo come una persona sicura di se stessa, molto sicura di se stessa, improntato a un ordine, a un certo ordine e a una certa costruzione. Vediamo, nella sua parte emozionale, cosa prova per te? Quali sono i suoi sentimenti nei tuoi confronti? Magari anche una persona che ha molte responsabilità, oltre a te c'ha delle responsabilità, è una persona che sa come gestire le proprie responsabilità. Vediamo cosa prova per te. Allora, qua c'è un 4 di denari. Allora, mi dice che non è una persona molto aperta in questo momento, è una persona che nei tuoi confronti ha un'idea chiara, un'idea lucida, logica su cosa deve fare. Quindi è una persona che è sentimentalmente un po' più chiusa perché in questo momento nei tuoi confronti, o perché è una persona molto improntata delle sue responsabilità, o una persona un po' più, è stata fino a questo momento un po' più avara di sentimenti, meno predisposto all'apertura, più concentrato sulle cose materiali, forse un po' orgoglioso di se stesso o di se stessa questa persona. Sì, con i quattro denari del cuore mi dice che forse tu non percepisci effettivamente un'apertura emozionale, emotiva, perché è una persona molto improntata su se stessa, mi arriverebbe da dire così. Però qua abbiamo un'energia chiara, una decisione che viene presa nei tuoi confronti. Va bene, andiamo a vedere un po' qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti, del segno dei gemelli. Il blocco, principessa di spade, forse un blocco è una lontananza, una distanza, e tu non lo percepisci aperto emotivamente. Forse il blocco o una comunicazione pendente che non è arrivata e quindi c'è una mancanza di chiarezza. Oppure questa persona, il blocco è la distanza, oppure una mancanza di chiarezza che non è arrivata ancora. Vediamo cosa farà nei tuoi confronti. Cosa farà? Oppure tu l'hai bloccato, mi arriverebbe anche da dire. O lui ha bloccato. Vediamo. Cosa farà nei tuoi confronti? Nei tuoi confronti cosa farà questa persona? Qua ci sono gli amanti, ragazzi. Farà una scelta nei tuoi confronti. Ecco perché c'era l'asso di spade, nonostante
questa persona un po' chiusa, una scelta d'amore, una scelta nei tuoi confronti. E tu magari c'era lontananza, aveva altre responsabilità o altre responsabilità, questa persona lo vedevi un po' più sulle sue, c'erano magari delle problematiche o delle altre responsabilità di natura economica, lavorativa. Nei tuoi confronti c'è le azioni che fa, una scelta nei tuoi confronti, c'è gli amanti qua. Sceglie di aprirsi, Sceglie di aprirsi e di comunicare con te laddove non l'ha fatto, di chiarire i dubbi, se non ci sono state comunicazioni, una comunicazione che era pendente, me lo conferma la temperanza qui. Ok, vediamo qual è il risultato. Tra l'altro gli amanti e anche i gemelli, no? È proprio la persona di cui stiamo chiedendo. Vediamo qual è il risultato. Il risultato è due di denari. Allora io ti dico una cosa, questa persona ti verrà a parlare per una conversazione pendente che ti ha fatto infatti sentire il fatto che è un po' più chiusa. Ci possono essere delle responsabilità che ha questa persona che deve mettere in equilibrio, altre responsabilità o altre questioni lavorative, famiglie, qualsiasi altra situazione, quindi ci può essere una distanza tra di voi, una conversazione che non è arrivata, una comunicazione che era pendente o dei fraintendimenti. Ti verrà a spiegare, a parlare che la scelta sei tu per ristabilire, per ripristinare il legame importante che sente, e dopo questo si andrà incontro a un certo equilibrio. È come se ci sono delle responsabilità che questa persona ha da ovviare prima di prendere un impegno. Però che cosa succede qua? Con gli amanti e con quella temperanza di prima fa la scelta di comunicare per sanare le crisi, per laddove c'è stato un blocco comunicativo o una mancanza di chiarezza, una difficoltà di apertura da parte di questa persona. Le sue azioni sono conformi a fare la scelta di cuore, però, va bene, nonostante queste dinamiche. Ora le andiamo a chiarire, perché c'è l'asso di spade nei tuoi confronti come energia, che è quella della chiarezza laddove non c'è stata. Perché c'è l'asso di spade? Il giudizio, avrai una chiamata insperata, c'è una chiamata, una ha avuto un risveglio spirituale nei tuoi confronti e quindi sa esattamente cosa deve fare. Se tu l'hai visto, restia questa persona qua la scelta dell'amore di seguire effettivamente il cuore, va bene? Nei tuoi confronti abbiamo il giudizio, una chiamata anche insperata per alcuni di voi, Va bene, nei suoi pensieri l'imperatore per te, perché c'è l'imperatore, eccola. La forza, sì. Allora qua nei suoi pensieri ha la voglia di mettere l'impegno di una costruzione laddove non l'ha fatto prima e c'era un po' più di scarsità emotiva, mi spiego? L'impegno. E a me arriva che è anche molto orgogliosa questa persona, però alla fine si apre, eccolo. Alla fine si apre. Sì. Vediamo questo 4 di denari cosa prova per te ancora nel suo cuore, per te questo 4 di denari, il Papa. Ragazze, allora ora vi dico una cosa, ragazzi, questa persona, il Papa nei sentimenti, sente una connessione spirituale fortissima con te e di conseguenza il Papa nei sentimenti con questo 4 di denari mi fa presagire anche il fatto che è una persona anche molto responsabile, lo dicevamo anche prima. Fa le cose fatte bene. Avere il Papa nel cuore con questo 4 di denari mi dà un'altra interpretazione oltre a quello che vi ho detto, che magari non si è aperto e voi non avete percepito apertura da parte di questa persona. Il Papa nei sentimenti significa che il cuore, ci sono delle responsabilità che questa persona vuole portare a buon termine anche nei tuoi confronti, nei confronti delle circostanze connesse, se ci sono altre responsabilità. Sì. Per una stabilità a tutto tondo, mi viene da dire. Sì, c'è il fante di coppe qua sotto. Quindi questa persona farà la scelta nei due confronti. Mette la forza e l'impegno di avere un ordine, una disciplina, laddove è mancata comunicazione, tu stai aspettando qualcosa, te lo viene a dire. Questi amanti, per favore, nelle azioni di questa persona. Cavallo di bastoni, non c'è dubbio. Qua c'è un cambio a favore dell'amore, per te. Quindi c'è un primo cambio a favore dell'amore per te, qualcosa di insperato per molte di voi, con questo giudizio su di spade, cavallo di bastoni, qualcosa di insperato. E il blocco di questa persona, perché c'è la principessa di spade? La regina di spade, il blocco poteva essere o un'altra figura femminile o un'altra donna, e quindi questa persona può avere dei figli, può avere altre responsabilità,
Oppure il blocco potevi essere tu stessa che gli hai fatto un ultimatum a questa persona. E quindi finché questa persona non ha elaborato quello che doveva fare, il blocco poteva essere questo, o una distanza connessa a darti delle spiegazioni. E quindi questo è stato il blocco finché non lo troviamo adesso stabile in quello che deve fare. Eccolo qua. Oppure un'altra donna. Sì, la papessa qua sotto mi conferma, può essere un'altra donna il blocco, poteva essere un'altra famiglia o un'altra donna, oppure tu stessa, oppure la cripticità dei messaggi, non aver ricevuto comunicazioni, oppure tu che gli hai dato un ultimatum. E questo 2 di denari, alla fine, questo 2 di denari, la torre. Allora, se c'erano altre situazioni, ragazze mie, io vi dico che qua c'è una prima comunicazione di scelta del vero amore nei tuoi confronti. E se c'erano situazioni altre da voi due, vengono rotte. Vengono rotte le situazioni. Se c'era per esempio un'altra donna, un'altra famiglia, altre situazioni, si rompono queste situazioni. Avviene tra un po', dopo che c'è questa prima comunicazione. Fatemi mettere un'altra carta a fianco a questo. Perché la torre? Cosa c'è dopo la torre? Il 3 di coppe, sì, una riconciliazione. Dopo la torre c'è un pieno esito, una celebrazione, un festeggiamento, una gioia c'è. E anche la rottura di situazioni a tre, se era il tuo caso. O altre situazioni che riguardavano altre condizioni. Per un nuovo inizio, eh. Wow, ragazze, ok. Vediamo voi, ragazzi, vediamo voi. Qual è la vostra energia nei confronti di questa persona? Qual è la vostra energia nei confronti di questa persona? Qual è la vostra energia nei confronti di questa persona? La temperanza, io vedo un'energia meravigliosa da parte tua, di equilibrio, un'energia di riconciliazione, un'energia di dialogo, un'energia che fluisce, meravigliosa. I tuoi pensieri nei confronti di questa persona? Il blocco per questa persona poteva essere anche un figlio, eh? Un figlio, o una figlia donna, una figlia femmina, per alcuni, eh? Faccio vari scenari. I tuoi pensieri nei confronti di questa persona? 3 di bastoni, i tuoi pensieri sono aperti, aperta alla possibilità di mettersi alle spalle un passato, ti vedo molto serena, ecco. Nel tuo cuore cosa c'è per questa persona? Nel tuo cuore c'è un po' di conflittualità, ci sono un po' di 5 di bastoni, c'è un po' di conflitto a livello emozionale nell'aprirti totalmente, perché forse vuoi spiegazioni prima, c'è un po' di conflittualità, 5 di bastoni, un po' di conflitti interni nel cuore, un po' di lotte interne, diciamo. E il tuo blocco qual è nei confronti di questa persona? Il tuo blocco è il re di bastoni, può essere la persona stessa, il tuo blocco può essere questa persona è molto orgogliosa. E quindi il tuo blocco è proprio il suo orgoglio, ok? Il tuo blocco può essere proprio l'orgoglio di questa persona a non aprirsi, mi viene lampante e chiaro, oppure una persona un po' più troppo litigiosa, o una persona troppo orgogliosa e incentrata su se stessa. Il tuo blocco. Vediamo le tue azioni nei confronti di questa persona. Due di coppe, ragazze. Qua c'è amore. Tu ti sei specchiata, le tue azioni sono rivolte rispetto a questa persona ad avere amore, 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 nonostante i tuoi conflitti interni e il suo orgoglio, qua c'è amore. Sono azioni volte alla coppia. E qual è il risultato? Il risultato è la papessa, quindi significa che tu utilizzerai la tua intelligenza intuitiva. Tu sai esattamente che questa persona vuole la stessa cosa. Utilizzerai la tua intelligenza intuitiva per ottenere il tuo obiettivo. Chiaro proprio, chiaro, chiaro, chiaro. Nonostante sei insoddisfatta, qua c'è, tu sai che se ci sono situazioni di disturbo, di blocchi, eccetera, o il suo orgoglio, altre persone coinvolte, o altre circostanze, altre responsabilità, ti vedo un po' in conflitto, questa persona non si apre. Alla fine qua c'è una scelta nei tuoi confronti repentina.
Va bene, qualcosa che anche molti di voi non se l'aspettano sul piano 3D, ma l'hanno sempre saputo. E qua c'è un trionfo delle situazioni di quello che stai chiedendo tu a discapito delle vecchie circostanze. Io ti vedo come risultato andare incontro alla tua intelligenza intuitiva a discapito della tua insoddisfazione emotiva. E quindi 100% c'è una scelta nei tuoi confronti qua. Perché anche questa persona vuole mettere l'impegno. Va bene, il pensiero a risolvere tutto fatto bene, c'è il Papa qui, magari ha dei figli, altre responsabilità. Ecco perché tu senti comunque l'amore, nonostante ci siano delle conflittualità tue interne, perché lo senti, lo percepisci a livello percettivo che lui ha il risveglio spirituale nei tuoi confronti, capito? Ok, andiamoci a vedere qua cosa dice l'oracolo. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? L'energia di questa persona nei tuoi confronti qual è? Flessibilità, lo vedrai più flessibile di prima, eh? Quindi di venirti incontro il senso è questo, la tua nei suoi confronti, scambiarsi doni di equilibrio meraviglioso, un'energia proprio che fluisce laddove c'erano delle resistenze di tipo orgoglioso, eccetera. L'energia finale qual è? Costruire palazzi. Allora qua si mettono le basi di un nuovo inizio. Grazie al fatto che questa persona si rende più flessibile, tu sei armoniosa o armonioso nel condividere la bellezza, ok? Qua si mettono le basi per un nuovo inizio, si inizia a costruire qualcosa di veramente nuovo rispetto al passato, ok? Wow, ok ragazze mie, questo è quanto. La tua persona specifica del gemelli dà una certa rigidità, lo vediamo flessibile, i sentimenti sono reali, da che c'era inflessibilità ci sarà e tu devi utilizzare la tua intelligenza intuitiva a discapito di un'insoddisfazione emotiva e tutto va come deve andare. Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!